Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti sul canale di l'iPhone 7. È di qua. Cosa sta succedendo? Siamo ad Ostia, quartiere storico di Roma, limitrofo al mare. Ho vinto, mi dai la schiena, fragole amarena, quella voglia di te che mi avvelena in noi. Sono le 13:10, stiamo iniziando ora il set, ancora non abbiamo pranzato. Pam. Allora, vai. Pantaloni. Grazie a Dave Muraga per il pannello. Succede che sono un po' nervosino perché mi sono levato il dente del giudizio e non mangio da 3 giorni e ho fame costante. Ecco qua. Tieni, questo è per te. Ah, per me? Sì. Mi devi 2 euro. Okay. Non so perché mi convince troppo di più. Cioè è figa la gonna, mi piace. Ma se mi, cioè perché a me piace tanto quella blu che mi ho fatto vedere all'inizio. Lavora. Ciao a tutti, sono Anima, il cantautore protagonista di questo video. Ricordo molto piacevolmente il giorno delle riprese, tranne per un fatto che purtroppo mi ha ferito molto e che è stato il gol annullato a Zaniolo contro il Genoa. E potete vederlo anche nel backstage ed è una cosa che comunque mi ha veramente colpito molto. Che confronto, sì! Anzi, ma che confronto! Anzi, ma che confronto! Ma che confronto, Zaniolo! Ma che confronto! Ma che confronto! Ma che confronto! Madonna! Montagne russe nei tuoi occhi blu, lungomare inverno dove manchi tu. Oggi Roma sembra Malibu e qua ma... Il ritornello dice montagne russe nei tuoi occhi blu, giusto? Ok. E non c'erano le montagne russe e neanche gli occhi blu perché le pischelle avevano un colore di... Perché sennò... Diciamolo che nei video non bisogna essere troppo didascalici perché sennò rovina un po' tutto. Detto ciò, sono le 19:34, è da mezzogiorno circa che siamo qui. Però io ti direi che quest'altra è stata. Volevo ringraziare particolarmente Ludovico perché mi ha fatto sentire molto a mio agio durante i playback e io sono una persona che comunque non è molto esperta di playback. Pensavo che volesse buttarmi dentro una macchinetta, era una merda. Invece no, ovviamente nella no. Pista era difficile. Dobbiamo fare l'inizio, che non abbiamo ancora fatto, che va fatto di notte. E poi ci siamo, sì. Comprendere, stare tra i vivi se stai sanguinando. Giuro che non ho mai smesso di farlo. Lottato nel buio, nel freddo e nel fango. Ma mi devo presentare? Ciao, sono Ludovico Canali De Rossi. In arte, Ludovico Canali De Rossi. Perché arrivati a un certo punto ho capito che effettivamente lavorare con una Sony ti limita parecchio, sei una colorist tipo Chiara Ian, ad esempio. Sono Chiara Ian, io ho fatto le color. Ma per finire la memoria, in pratica pensavo come stavamo registrando, invece non stavamo registrando niente, ecco perché io vi ho detto, ma questa non è quella giusta. Niente, dobbiamo cambiare l'SSD perché è pieno. Che parere... Quello che mi aspettavo, sono soddisfatto. Io ti ho dato un cuore buono, tu me l'hai. Perché fanno il brucomela e non quella, per esempio? Ah, fai idea se gira al contrario. E poi ti lasciano appeso la testa di là sopra. Quella non me l'hai ridato in via, montagne russe nei tuoi occhi blu. Cioè, te non avresti l'ansia, bro? Perché c'è l'ansia lì? C'è l'ansia, bro? Guarda, spiegami, per favore. C'è già con una. C'è l'ansia che il brucomela vada troppo veloce. Porco cazzo. Cara di animi! Tieni cosa? No, non sto scherzando. Non sento gli occhi là. Non ho messo le scene del brucomela che vedete nel backstage. Perché ho calcolato male, diciamo, le scene che ho realizzato. Cioè, ne ho realizzate troppe di più rispetto a quelle che potevano entrare poi effettivamente nel video. Uno dirà, vabbè, ma ce le potevi infilare. No, perché effettivamente ho capito che nel tempo mettere troppe cose all'interno di un video crea un po' una macedonia o comunque non riesci a far capire bene quello che volevi spiegare. Quindi se poi vai troppo veloce nel montaggio si perde un po' quello che stai facendo vedere, anche a livello fotografico. Lungomare inverno dove manchi tu a giro. Perché così poi mi potevano fare questa domanda e quindi ho scelto Luna Park. Feedback Brucomela? Io volevo andare più veloce.
però è stato piacevole. Porco cazzo. Guarda gli animi. Montagne russe nei tuoi occhi blu. Cosa è successo? Ma solo che Ale è stato tipo 35 minuti a riempire questa su una fontanella dove usciva un filo d'acqua così. Ale, sempre io. Ale. Affirmi domani così. Che queste cose fatte. Riprese su occhio non l'ha fatta. E qua manchi tu, sei soltanto tu. Pip. Urra! Ecco qua. Abbiamo preso dei cartoncini verdi dal cinese da 2 euro e abbiamo ritagliati e messi su una Polaroid e li abbiamo poi infilati all'interno della Polaroid. Abbiamo finto che uscisse la Polaroid, ma all'interno ci abbiamo inserito i video. Io sono molto contento e vi dico una banalità, però l'ansia più grande di un regista è quella che poi, dopo che fai vedere il video al cliente, e quindi in questo momento a quest'uomo, ti venga detta qualche modifica di troppo che magari tu non sei completamente d'accordo, soprattutto sull'aspetto, ok? Quindi sull'estetica del cantante. In questo caso sono veramente contento anche per quello che ha detto lui prima, perché mi sono fermato più volte nel cercare di fargli interpretare nel miglior modo possibile ogni playback, perché è una cosa fondamentale. Se l'artista spacca nella ripresa, il video spacca. Se l'artista non spacca nella ripresa, puoi fare anche quello che vuoi con i fuochi d'artificio, gli elicotteri e quel... E il cinema. E comunque non verrà bene, quindi sono molto felice perché ci siamo riusciti. Grazie, e lui era contento e non mi ha chiesto neanche una modifica, neanche una. Zero. Cioè, mai, cioè, e lui ne chiede di solito, eh? Cioè, confermi? Sì, sì, okay, io sono molto esigente. Okay. Questo. Se lo fate, bravo.